Amici, signori, buonasera, buonasera e bentrovati. Facciamoci un bel applauso innanzitutto. È un piacere e un onore accogliervi qui in questa bella sala che ci ospita al ristorante Focolar. E in questa sala ci sono tutti i protagonisti di un'intensa annata di calcio a 5 a tutti i livelli. E dunque questa sera, per la sesta edizione del Mondo Futsal Day, premieremo quanti si sono distinti in campo, quanti ci hanno regalato emozioni, come accade da 6 anni a questa parte con Mondo Futsal, con il nostro portale mondofutsal.net, con il canale YouTube, con tutti gli approfondimenti che curiamo sia per quanto riguarda Latina sia per quanto riguarda la redazione di fondi. Ovviamente vi presenterò strada facendo i vari protagonisti che operano anche dietro le quinte, quanti infatti seguono le vostre gesta sul campo. Ma andiamo con ordine, come detto è una serata di riconoscimenti, di premiazione, e direi di partire subito dall'alto, subito da coloro che hanno portato i colori di Latina, i colori nerazzurri, veramente dove più alto non si poteva, o quasi, almeno per quanto riguarda questa prima storica esperienza nella massima categoria. Io farei un grosso applauso al presidente della Rapido Latina, Gianluca La Starza. Al quale chiedo subito di correggermi, perché c'è un nome da cambiare, vero presidente? Eh sì, è una cosa che abbiamo ufficializzato una decina di giorni fa, e quindi il nuovo main sponsor della Latina Calcio a 5 è l'AXED, quindi ci chiameremo l'AXED Latina Calcio a 5. E oltre a cambiare il nome, cosa cambierà per questa nuova stagione? Ma l'ho detto nella conferenza, sicuramente l'AXED dal punto di vista economico migliorerà sicuramente l'apporto che avevamo rispetto alla Rapido, che comunque ringrazio per questi 3 anni che ci è stata vicina, però sicuramente ci permetterà di guardare un pizzico oltre. Con tanti protagonisti che cambieranno anche sul campo? Ma guarda, noi forse per la prima volta quest'anno abbiamo deciso veramente di puntare forte su quei 4-5 elementi italiani che abbiamo, e lo faremo quindi rinunciando alle tribune che abbiamo avuto quest'anno, perché quest'anno avevamo 8 stranieri, quindi 2 a turno andavano in tribuna, e abbiamo deciso di puntare forte su 6 elementi stranieri che saranno sicuramente di qualità, oltre ai 3 che abbiamo confermato ai 3 nazionali argentini. Stiamo sondando il mercato, quindi sarà una rosa sicuramente forse più funzionale rispetto a quella dello scorso anno. Come realtà siete un po' a capo di un intero movimento, oggi la possibilità di vedere insomma tanti amici, tanti addetti ai lavori che operano nelle categorie minori ma che comunque seguono la vostra scia. No, ma sicuramente a me fa veramente immensamente piacere che ci siano realtà che cosiddette minori, ma credo che quando si segua la scia poi di una squadra che ha fatto bene come la nostra, ma comunque calcando le orme di questo sport, non può che far piacere, perché ritengo purtroppo a torto molti continuano a pensare che questo sia uno sport minore o fratellastro rispetto al calcio. Io l'ho sempre detto, è un altro sport che ha una sua identità, e io guardavo in questi giorni proprio per la ricerca insieme al tecnico e a Luca in campionati spagnoli o brasiliani, e il livello è veramente altissimo, solo che lì c'è una cultura che qui ancora tarda ad arrivare, anche se abbiamo fatto comunque passi da gigante. Oggi sia la Coppa Italia che le finali Scudetto hanno dimostrato che c'è comunque un seguito importante anche a livello di share su Rai Sport, vi assicuro che i numeri sono numeri importanti. Bene, allora direi di fare ancora un grosso applauso al presidente della AXED Latina. La premiazione ad opera del Deus Ex Machina del Mondo Futsal Day, del Mondo Futsal, di tutto il movimento, Roberto Martini, che consegna il trofeo al presidente Gianluca La Starza. Grazie ancora all'AXED Latina, dunque un meritato riconoscimento. E adesso, visto che abbiamo degli amici che devono salutarci, e quindi forziamo un po' con la scaletta, vi abbiamo spiegato insomma Mondo Futsal Day, ogni anno c'è la premiazione di vari protagonisti categoria per categoria attraverso i sondaggi che la nostra redazione va ad effettuare, interpellando il presidente, il capitano e l'allenatore di ogni singolo club. Ebbene, grazie alla raccolta di voti effettuata, grazie al contributo dei vari componenti della redazione che poi Roberto ci andrà ad elencare, abbiamo appunto stilato delle graduatorie e possiamo a questo punto eleggere i
veri campioni della stagione, iniziando dal girone A della Serie D e dal miglior allenatore. Ebbene, con 11 preferenze, il miglior allenatore è Massimo Serpietri della Fortitudo Pomezia. Ritira Bruno Ablasio, un applauso per lui. E la Fortitudo Pomezia si aggiudica anche il trofeo relativo al miglior giocatore, Andrea Lippolis. Grazie a tutti. Una bella soddisfazione per la Fortitudo. Grazie, il primo anno che veniamo premiati dal Mondo Futsal. Speriamo che anche gli altri anni possiamo fare questo bene, e grazie a tutti. Programmi per il futuro a questo punto? Non me lo deve chiedere a me, noi siamo un po' esterni da questa cosa. I programmi del futuro cerchiamo di fare meglio, tutto lì. Benissimo, allora magari ci aggiorneremo strada facendo, ovviamente forniremo tutte le indicazioni. Grazie, un applauso ancora alla Fortitudo Pomezia. E allora adesso riavvolgiamo un po' il nastro e partiamo dal girone B della Serie D. Per quanto riguarda le premiazioni, io chiamerei in causa colui che porta avanti il discorso a Fondi con la redazione Fondana, e allora un applauso a Carmine Napolitano. Applauso ci sta, Carmine. Non serviva l'applauso, però ringrazio Domenico per questa grande presentazione. E allora, io a questo punto do la parola direttamente a te, anche attraverso il microfono, che poi ci servirà ovviamente per riproporre il tutto attraverso il nostro canale YouTube. Ti ringrazio e iniziamo col premiare il miglior allenatore del girone B, Tullio Vellucci, del DLF Formia. Tullio Vellucci del DLF Formia, tutto il miglior allenatore per quanto riguarda il girone B della Serie D. Un applauso ancora a Tullio Vellucci. Preghiamo di avvicinarsi, ecco qui tra noi. Allora Carmine, a te la parola. Ti ringrazio Domenico. Mister, quest'anno veramente è un'incesta di premi, perché dopo il Golfo d'Oro, premio che si consegna nella meravigliosa cornice del CONI, un altro riconoscimento importante anche da Mondo Futsal, quindi anche dalla parte un po' più alta della provincia. Un grande secondo posto in campionato, imbattuto nella regular season dall'8 novembre fino in semifinale dei playoff, 20 partite senza perdere. Una grande stagione, no? Sì, è una bella stagione. Faccio i complimenti comunque ai ragazzi e alla società perché ci hanno sostenuto fino alla fine. E poi, vabbè, diciamo, c'è un po' di rammarico per la semifinale persa dal giudice sportivo, però comunque non ci perdiamo di coraggio e aspettiamo un eventuale ripescaggio. Appunto, sfrutto l'assist che lei mi ha fatto. Ci sperate nel ripescaggio? Grazie al secondo posto in campionato, diciamo che la graduatoria potrebbe sorridervi. Che pensate? Noi ci speriamo al ripescaggio perché abbiamo puntato a vincere il campionato. Abbiamo trovato una squadra più forte di noi e che meritatamente ha vinto il campionato di Serie D. E quindi comunque i nostri progetti quelli erano. Per l'anno prossimo ci stiamo preparando per la C2, nel caso in cui dovremmo fare la Serie D cambierà sicuramente qualcosa. In caso di Serie C2 come sarà la stagione del DLF Formia? Punterete in alto o a un campionato tranquillo? Ma allora, innanzitutto dobbiamo vedere se la facciamo, ma se nel caso in cui cerchiamo di trovare ragazzi del posto che hanno voglia di giocare, di imparare, che giocano per la maglia, che in quest'ultimo periodo purtroppo non si trovano, e poi badandosi alle spese, diciamo il giusto mix tra risultati, bel gioco e ragazzi che vogliono venire a giocare per la maglietta. Ci contiamo su questa cosa come abbiamo fatto quest'anno, perché il gruppo di quest'anno è stato eccezionale da questo punto di vista, e vogliamo continuare su questa scia. Speriamo bene. Ringraziamo Mister Vellucci, di nuovo complimenti. Un applauso per Mister Tullio Vellucci. E adesso, per quanto riguarda sempre il girone B della Serie D, c'è il miglior giocatore, che si tratta di un altro giocatore della DLF Formia, Antonio Conte.
prima di ritirare il meritato premio, Antonio, due parole anche con te. Come diceva mister Vellucci, una bellissima stagione. Tu sei tornato, diciamo, in Serie D dopo qualche anno un po' in giro, no? Adesso ci racconterai un po' dove eri stato, però eri già conosciuto e più in provincia perché avevi avuto già esperienze anche in giovanili importanti, ricordo ad esempio il Città del Golfo qualche anno fa, quindi non sei un giocatore sconosciuto, non sei una rivelazione, no? No, io ho fatto i primi anni in C2, prima con il Mindurno e poi con Ascauri, e mi sono fermato un anno e poi ho continuato con loro. All'inizio è stata una parte di stagione un po' difficile, perché comunque arrivare in un gruppo e scendere comunque di categoria è tutta un'altra realtà. Però poi mano a mano, con l'aiuto del mister e degli stessi compagni, uno si inserisce e alla fine, dopo le prime partite, ci siamo ritrovati e resta quel rammarico, le prime partite, poi l'abbiamo dimostrato sul campo. Sei arrivato come giocatore pupillo, diciamo così, di Vellucci, per non usare qualche termine un po' più dispregiativo, che girava nell'ambiente provinciale, no? Invece hai dimostrato che eri un valore aggiunto importantissimo per questa squadra. Ma io penso che comunque è il campo che parla sempre. Io non giudico mai né me stesso né gli altri, lascio a loro il compito. Mi impegno, mi alleno, il mister lo sa, e penso che si vede poi sul campo. Ultima domanda, il mister Vellucci parlava di un'indecisione tra Serie D e Serie C2, Antonio Conte rimarrà in tutti i casi? Penso e mi auguro di sì, non lo so. Va bene, ci accontentiamo di questa risposta diplomatica. Questo è il premio per te meritato, una foto. Antonio Conte. La tradizione del mondo Futsal Day è sempre quella, cioè di iniziare a fornire qualche anticipazione di mercato. A proposito dei protagonisti del girone B, ce n'è un altro che ha fatto la differenza in porta, che ha raccolto un autentico plebiscito, ben 19 voti, il portiere del Real Terracina, Alessandro Cacciotti. Sì. Alessandro, ci ritroviamo dopo l'All-Star Game di Terracina, dove praticamente giocavi in casa, pur non essendo di Terracina, ma ormai sei un terracinese d'adozione. Come diceva Domenico, un plebiscito per questo premio, segno che comunque hai fatto veramente la differenza, come diceva Domenico. L'ho fatta io, ma l'ha fatta sicuramente la squadra, perché molte volte dove non sono arrivato io sono arrivato il capitano in scivolata, o Biagio, tutti quanti, quindi il premio comunque è di tutta la squadra. Diciamo che gli avversari mi hanno tirato addosso, Conte non ha giocato le prime partite, quindi mi ha salvato, quindi ecco qua, siamo qua. Quello che più ha sorpreso di questa squadra non sono stati tanto i singoli, quanto il gruppo. In effetti la rosa non era tanto differente rispetto agli altri anni, però forse l'arrivo di Gianni Napoli è stato veramente il fattore decisivo, l'allenatore, per la crescita e per la vittoria di questo grande gruppo. Beh, riprendo le parole del mister inizio campionato: mi bastano questi per vincere il campionato. Ci ha dato forse quella spinta in più che ci serviva. Comunque lui, uomo di esperienza nel calcio a 5, quindi ci ha dato, non lo so, quella cosa in più di crederci, lottare su ogni pallone, e che si poteva fare, e l'abbiamo fatto alla fine. Sicuramente. In chiusura vorrei farti una domanda sul bellissimo pubblico di Terracina, perché tu comunque, non l'abbiamo ancora detto, ma hai un passato importante nelle giovanili del Latina, poi anche una C2 di alta classifica a fondi con la maglia della Gymnastic, ti sei rimesso in gioco in Serie D, però francamente sono venuto a vedere qualche partita anche negli anni passati, c'è un pubblico incredibile, ecco, questo stimola un giocatore al di là della categoria. Sì, perché non togliendo niente a nessuno, però non esiste un pubblico così in Serie D da nessuna parte. Ci seguono in 50 persone, 60 persone, molte volte sembriamo noi in casa e loro fuori casa per il pubblico che ci segue. Questo ci dà anche la carica giusta di dare qualcosa in più anche per loro, perché comunque ci seguono domeniche e sabati.
quindi era anche giusto vincere per loro. Ti ringrazio, resta un attimo qui. Sì, infatti, perché a proposito dell'altra Cina, riguardo al sondaggio per il migliore allenatore, c'è stato in realtà un esequo, e allora la premiazione è andata sacrosanta al miglior mister, cioè Tullio Bellucci dell'F Formia, ma un premio speciale, se lo merita tutto, per la serie D, girone B, è al mister dell'altra Cina, Gianni Napoli. Facciamogli un grosso applauso. Innanzitutto, non è potuto sentire, quindi ritira per noi il premio. Alessandro Cacciotti. Grazie Alessandro. Grazie ancora Alessandro. A proposito di assenti, ce n'è un altro, riguardo al giocatore rivelazione, ha raccolto ben 13 voti, Carmine. Esattamente. Un giocatore dell'Olympus Sporting Club. Sì, Olympus Sporting Club Minturno, Luigi San Germano. Ritira il premio Tullio Bellucci. Facciamo tornare qui Tullio per Luigi San Germano. In realtà Tullio, che è praticamente delle stesse parti di Luigi San Germano, potrà confermarmelo, questo premio di giocatore rivelazione è un premio alla carriera, perché un giocatore di 40 anni che fa così bene come ha fatto lui quest'anno, credo che possa essere in un certo senso considerato una rivelazione. Tullio, ho proprio due parole telegrafiche su questo, su Luigi. Ma Luigi aveva anche smesso di giocare, poi è ritornato perché comunque là c'è un gruppo di amici, vanno d'accordo, e quindi, e poi è un professionista, anche se siamo dilettanti, è un vero professionista, fa gruppo, è veramente un ragazzo serio. Confermo, giustissimo. Ancora grazie Tullio. Facciamo anche a Carmine Napolitano, che mi ha affiancato con le interviste. Allora, proseguiamo, portiamoci al girone A della Serie B per completare un discorso già iniziato con gli amici della Fortitudo Pomezia. È il momento del miglior portiere. 8 voti contro 7 per il Real Latina. Il miglior portiere è Tiziano Rizzato della Cimil Latina Scala. Ciao, buonasera, complimenti. Allora, ti aspettavo che la stagione da protagonista così? Beh, sinceramente no, perché comunque siamo partiti come sempre, come tutti gli anni, per fare bene tutti insieme, e ci siamo ritrovati al terzo posto, è andata bene così, quindi siamo tutti contenti per come è andata quest'anno. Ti aspettavi dovessi tornare indietro, qualche recriminazione su qualcosa? Beh, qualche punto perso lo recriminano anche l'ultima in classifica, quindi voglio dire, va bene così. Un'occhiata al futuro, Tiziano, cosa ti aspetti dalla prossima stagione? Beh, ancora dobbiamo parlare con la società, però si vedrà, si vedrà. Grazie, grazie, un applauso ancora per Tiziano Rizzato della Cimil Latina Scala. La consegna del trofeo e la foto di rito, che ovviamente andrete poi a vedere sul nostro sito, sui nostri vari canali, ricordiamo mondofuzzal.net e poi il canale YouTube. E per quanto riguarda il girone A della Serie D, abbiamo un ultimo protagonista da premiare, ha raccolto 7 voti, e per la Virtus Latina Scalo un applauso da Emiliano Marcelli. Emiliano, ciao, complimenti. Grazie. Una rivelazione, hai lasciato il segno quest'anno. Ma sì, diciamo, comunque sono arrivato nella stagione in corso a novembre, ho trovato una bella realtà, siamo partiti comunque, stavamo a dicembre ancora a 4 punti e abbiamo raggiunto l'ultima giornata dei playoff, quindi diciamo abbiamo corso parecchio nell'ultima parte di campionato. Qual è stata la svolta? Cosa vi è successo all'improvviso? Ma diciamo c'è stato un cambio di allenatore, è stata cambiata più di mezza squadra, abbiamo avuto parecchi problemi comunque nel corso della stagione, tanta voglia, tanti giocatori del posto, quindi tanto cuore ci abbiamo messo. E adesso la domanda la faccio a tutti, tu non puoi esimerti per l'anno prossimo? Sinceramente non lo so, abbiamo parlato con la società, dobbiamo sicuramente migliorare il posto di quest'anno e vedremo. Benissimo così, grazie e complimenti ancora. E proseguiamo con la nostra cerimonia, con il girone D di Serie C2, iniziando dal miglior allenatore. La bellezza di 9 voti ha raccolto
è la guida del Lanzio Lavinio, Alberto De Angelis. Mister, ben trovato. Buonasera. Allora, che bilancio trarre da questa stagione? Bilancio è positivo. Con la squadra siamo riusciti a ottenere il massimo risultato possibile, quindi andare in C1. Neanche ce l'aspettavamo, perché non era nei piani iniziali della stagione. È andato tutto abbastanza bene, insomma, voglio dire, potevamo forse addirittura fare ancora meglio, però abbiamo avuto problematiche d'organico, anche organizzative durante l'anno, e un pochino ci hanno frenato. Campo all'aperto, febbraio piovoso, non siamo quasi mai riusciti a allenarci, quindi un pochino abbiamo accusato nella seconda parte, però sono molto contento. È stato non solo quest'anno, anche l'anno scorso, in occasione della salvezza, mi sono trovato in maniera splendida lì ad Anzio Lavinio. Se l'aspettava questa etichetta di miglior allenatore? Assolutamente no, perché secondo me comunque chi vince va premiato, e secondo me, insomma, il Gymnastic ha dettato quasi legge nel nostro girone, e secondo me Treglia è stato un ottimo esponente di quella squadra, di quella situazione vincente che hanno concretizzato. Quindi sì, sono rimasto abbastanza sorpreso, sinceramente. Un applauso anche alla sportività, la grande onestà del mister, premiato da Roberto Martin. E adesso andiamo al miglior giocatore, ha raccolto ben 10 voti, del Velletri, Matteo Diana. Matteo, benvenuto, complimenti. Allora, parliamo innanzitutto al capitano per fare un bilancio di quest'annata. Ma l'annata è stata assolutamente positiva, perché siamo partiti abbastanza bene. Poi, vabbè, la stagione è andata benissimo. L'aspettativa nostra era quella di tornare in C1. Eravamo partiti con questo obiettivo, ci siamo riusciti anche con una squadra, penso la squadra più giovane del girone, e siamo orgogliosi di questo. Qual è il segreto per laurearsi miglior giocatore? Ma non ci sono segreti, secondo me. Secondo me fare il proprio dovere sia in campo che fuori, avere soprattutto la massima sportività verso tutti. Poi sono gli altri a giudicare quello che fai. I giudizi sono eloquenti. Un applauso ancora per Matteo. La consegna del premio. E adesso passiamo, vediamo se c'è questo protagonista della Gymnastic Fondi, il miglior portiere con 9 voti, Angelo Petrella. Deve fare un altro viaggio il mister, sì. Eh sì, gli spostamenti ormai è di parte, di queste parti, ormai abita qui il mister. Che dire di questo portiere, Angelo Petrella? Angelo l'ho allenato e secondo me è un grandissimo portiere. Negli anni precedenti ha avuto dei problemi al lavoro e quindi non si poteva allenare. Quest'anno invece, da quando ha cambiato lavoro, si è potuto allenare più, diciamo, frequentemente, e ha dimostrato tutto il suo valore. Gli faccio i complimenti, perché a parte che è un bravo ragazzo, ma è anche un grande portiere. Eh sì, i voti lo confermano. Grazie, grazie mister. Un applauso ancora ad Angelo Petrella. E per quanto riguarda il girone D della Serie C2, abbiamo un ultimo protagonista, il giocatore rivelazione. Ritira il premio per lui mister Amleto Giocondi, il giocatore rivelazione del Città di Cisterna, Manuel Aniadiche. Ben trovato mister. Che dire di Manuel? Manuel è il simbolo della parola rivelazione, è questo. Manuel è arrivato che non sapeva neanche le regole del calcio a 5, è stata una sorpresa per tutti, per avversari e soprattutto noi di casa, soprattutto per me. È un bel giocatore, sta crescendo, peccato stasera non ha avuto un problema, non ha potuto esserci, però un applauso a lui è doveroso. E per quanto vi riguarda, programmi per il futuro? Beh, ripartiamo da Manuel, vediamo che succede. Sibillino il mister, facciamogli un applauso a Amleto Giocondi. La consegna del premio d'opera di Roberto Martin. Allora, dovremmo aver completato il discorso dei premiati riguardo ai sondaggi, quindi possiamo passare ai premi speciali, iniziando dai capocannonieri. C'è stato un ex aequo sia per quanto riguarda il girone D della C2 sia per quanto riguarda il girone A della Serie D, quindi premieremo doppia premiazione, insomma, per questa categoria. Partendo dalla C2, capocannonieri ex aequo con 48 gol sono 2. Iniziamo proprio dal Città di Cisterna con Tiziano Ponzo.
torna con noi mister Giocondi, eccolo qui. E adesso gli chiediamo un giudizio al volo anche su, sul suo bomber. Salvi, obiettivo era salvezza, ho 4 giornate in anticipo, e perché c'erano questi giocatori oltre a tutti gli altri che hanno fatto la loro differenza. Quindi Tiziano, anche lui partito dal calcio 2 anni fa, ce lo siamo cresciuti piano piano, adesso è un gioiellino, bravo ragazzo, serio, vediamo che riesce a fare nei prossimi anni. Grazie, grazie mister, i numeri parlano chiaro per Tiziano Ponzo, capocannoniere ex equo con la bellezza di 48 gol e 48 sigilli, li ha messi a segno anche il bomber dell'Atletico Anzio Lavinio, Simone Moncada. Ritira il mister per lui, l'ex tecnico, però lo conosce bene Simone, quindi possiamo dire una parola su di lui. Come no, Simone è un gran giocatore, vede la porta come pochi, destro e sinistro, è impressionante quando tira in porta. Qualche lacuna tattica però ancora ce l'ha, specialmente con me, poi non se la passa liscia, insomma, devo insegnargli a difendere prima o poi a tutti i costi. Ci riuscirà mister, ci riuscirà. Grazie, grazie, un applauso a lui e a Simone Moncada. E passiamo all'altra categoria ex aequo, riguarda il girone A della Serie D. In questo caso i bomber hanno fatto la bellezza di 38 reti. Per la Cimile Latina Scalo, Francesco Vettore. Ecco Francesco, complimenti, come li raccontiamo questi 38 gol? Ti aspettavi un bottino simile? No, sinceramente a inizio stagione no, né io né tantomeno la squadra, però vabbè, grazie al lavoro di tutti, mio, perché alla fine è un premio individuale, però soprattutto merito alla squadra, all'allenatore, a tutto il contorno, abbiamo raggiunto determinati risultati. Chiedo anche a te, c'è qualche rimpianto per quest'annata? Come detto da Tiziano, certo qualche punto lasciato per strada, però abbiamo fatto il massimo, va bene così. Prossimo obiettivo, superare la soglia dei 40? No, pensiamo prima di tutto al bene della squadra, poi i gol quando se vengono meglio, siamo contenti. Grazie, complimenti ancora a Francesco Vettore della Cimile Latina Scalo. E adesso passiamo all'altro bomber, anche lui ha fatto la bellezza di 38 reti. Ha difeso i colori dello United Aprilia ed è Orlando Di Giorgio. Sì, è vero, Orlando è un abitué per quanto riguarda queste premiazioni. Sì, sì, quest'anno però ne ha fatti di meno rispetto all'anno scorso. Non andiamo bene così però, eh? Lo so, gli anni si cominciano a far sentire, 36. Quindi l'anno prossimo fai 36 gol? Speriamo. Comunque al di là di questo, al di là dei numeri che sono comunque incredibili per te, c'è la soddisfazione di aver fatto un campionato comunque da protagonista. Sì, sì, eravamo partiti per vincere il campionato, ma c'è stato il Pomezia, è stata più brava di noi, però poi abbiamo vinto la Coppa e sono molto contento. Lo vogliamo dedicare a qualcuno il trofeo che Roberto Martin ti sta per consegnare? E io lo dedico alla splendida società che quest'anno mi ha accolto e un ringraziamento particolare va al mio presidente Gino Piovan. Un applauso anche al presidentissimo Gino Piovan, sempre vicino alle iniziative di Mondo Futsal. Grazie, grazie ad Orlando Di Giorgio, altro re dei bomber per quanto riguarda la stagione 2014-2015. E per concludere il discorso capocannonieri, parliamo del girone B della Serie D e lui ha segnato gol a raffica per l'Accademia Sport, Lidano Caiola. Ecco qui Lidano, complimenti, qual è stato il tuo bottino quest'anno? A che numero sei arrivato? Non mi ricordo. Abbiamo perso il conto, è vero. Però questa è stata una stagione comunque ricca di soddisfazioni anche per te. Sì, sì, belle soddisfazioni con l'Accademia. Beh. Per l'anno prossimo vogliamo fare meglio? Ci proviamo. Di poche parole ma assolutamente significative. Un grosso applauso ancora per Lidano Caiola. E a questo punto andiamo a concludere il discorso dei premi speciali con le società. Abbiamo già premiato il Latina Calcio a 5.
Premieremo a parte poi gli amici che non sono potuti intervenire del Virtus Fondi Calcio a 5 e della Ginnastica Fondi, vincitrice del campionato di Serie C2 Girone D, e andiamo a premiare anche per la Serie C1 la Eagles Aprilia. Vediamo chi per la Eagles Aprilia è potuto intervenire. Non sono potuti intervenire gli amici di Aprilia. Allora, per quanto riguarda la Fortitudo Pomezia, se sono ancora qui con noi, consegniamo un nuovo riconoscimento. Ormai sta facendo un carico di premi. Grazie. Per questa Fortitudo Pomezia che veramente ha lasciato il segno quest'anno. Speriamo che lo lasciamo anche quest'altro anno. Tu lì. Allora, prepariamo già i trofei con le targhette per voi. Benissimo, ok. Grazie, grazie, un applauso ancora per la Fortitudo Pomezia. Di conseguenza non crediamo ci siano amici per lo United Aprilia. C'è qualcuno dello United Aprilia? Ah sì sì sì, c'è il presidente Gino Piovan, giusto? Allora, presidente, vincitrice dei playoff del campionato provinciale della Serie D, lo United Aprilia. Eccolo qua, il presidentissimo Gino Piovan, al quale chiediamo, insomma, il segreto del successo. Qual è stato, presidente? Però, No, no, assolutamente, noi siamo sempre buonissimi. È l'unità della squadra, ma tutto qua. L'unità della squadra e di questi ragazzi che evidentemente ci mettono il cuore, la passione. Alla fine del campionato non si sono persi, ci hanno creduto a questa coppa, l'hanno voluta e ci sono riusciti. Lo lasciamo intatto questo gruppo, presidente? Sì, sì. Dopo, con la venuta del nuovo mister, vediamo quello che succede. Sibillino anche lui, chissà cosa succederà, chissà cosa ci riserverà il futuro. Sì, 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 sì. Grazie, grazie, un applauso ancora a Gino Piovan e all'Unità di Aprilia. E a proposito di vincitori del campionato provinciale di Serie D, chiamiamo nuovamente qui con noi Alessandro Cacciotti, perché ritira il premio speciale riservato al Real Terracina. Si è assentato un secondo. Roberto, dovremmo aver concluso. A parte gli amici di Fondi che non sono potuti intervenire, dovremmo aver concluso il discorso. Ma vediamo qua ancora una volta Carmine Napolitano per ritirare i premi per gli amici di Fondi, ma anche per tirare un po' le somme di quella che è stata questa annata comunque intensa, Carmine. Sì, è molto intensa, Domenico. Fondi ormai dal punto di vista del calcio a 5 del Sud Pontino sono già 6 anni che è un punto di riferimento molto importante. Abbiamo squadre in tutte le categorie, dalla Serie B in giù. Per me è un orgoglio, perché oltre a essere il responsabile della redazione di Mondo Futsal del Sud Pontino, sono proprio di Fondi. Quindi lo dico con grande orgoglio. Quest'anno la Virtus Fondi ha disputato un ottimo campionato di Serie B, classificandosi 8ª, ma fino a un mese prima dalla fine del campionato ha lottato per il 5º posto, che avrebbe significato playoff, sarebbe stato un traguardo incredibile. E la Gymnastic Studio Fondi altrettanto ha disputato un campionato di Serie C2 da record, facendo quasi gli stessi punti del grande minturno dell'anno scorso, soltanto 3 in meno, guardo il mister Vellucci per conferma, ma credo di sì. E dimostrando con Mister Treia, come diceva qualcuno prima, mi sembra Mister De Angelis che tesseva le lodi di questo gruppo, quello della Gymnastic, che ha fatto davvero cose incredibili. Una difesa con meno di 50 reti subite in 26 partite non è da tutti, e faranno la Serie C1. C'è la Visfondi, che è anche la società della quale faccio parte, che al primo anno di Serie C2 si è salvata con un mese d'anticipo, e abbiamo anche una squadra in Serie D, quindi penso che non ci possiamo lamentare a Fondi. Assolutamente no, grazie. Un applauso a Carmine per il contributo preziosissimo che offre quotidianamente da Fondi. Intanto ci ha raggiunti Alessandro Cacciotti, un applauso per lui e per il Real Terracina. Ormai le foto si sprecano, Alessandro. Ecco la foto di rito con Roberto Martin. Salutiamo Alessandro Cacciotti e il Real Terracina. E a questo punto voglio qui con me Roberto Martin, colui che ha ideato e ha voluto Mondo Futsal, anche per parlare di chi ha operato dietro le quinte per questo lavoro comunque di mesi e mesi, caro Roberto. Beh, effettivamente
questa è sempre la cosiddetta ciliegina sulla torta, ma la torta parte dalla base, da chi la impasta, parte dalla novità di quest'anno che è stata questo grandissimo contributo della redazione di fondi, Carmine Napolitano in testa, ma anche Luca Napolitano, Oscar Macaro, tutta una serie di personaggi che collaborano e lavorano settimana dopo settimana, giorno dopo giorno. Nonostante questo non possiamo dimenticare chi collabora con il sito, soprattutto l'importanza della collaborazione attiva delle società, che sono loro che ci danno la possibilità di lavorare bene, mettendoci a disposizione notizie, suggerimenti e quant'altro. E non dimentichiamo anche questi ragazzi che stanno sempre dietro le camere, come Skip Valerio Di Prospero, come Luca Napolitano, Gianfranco Marceddu che è qui presente e tanti altri. Non sarebbe ingiusto, anche perché dopo sicuramente qualcuno ce lo dimentichiamo. Mi sento in particolar modo di ringraziare proprio te, perché l'avventura è iniziata tantissimi anni fa, che non ci credeva nessuno, e invece, come dice Vasco Rossi, siamo ancora qua. E ci saremo ancora, ve lo assicuriamo, come ci sarete voi che continuate a farci compagnia e a seguirci quotidianamente. Allora il ringraziamento va innanzitutto a voi per essere intervenuti, per aver fatto parte di questa splendida festa. Continuiamo però con le citazioni. No, un piccolo aperitivo per tutti, prima di andarcene via, insomma, quindi non ci diamo nessuno. Ci tengo a ringraziare i presenti tutti, anche e soprattutto quelli non premiati che sono stati presenti, perché molte volte sono sempre vincolati al premio, quindi ringrazio Vitali Catanzariti dell'Accademia, ringrazio tutta la delegazione completa dell'Ele Nettuno, ringrazio chiunque è voluto essere presente, ringrazio mister Domenico Collu che ha fatto una stagione straordinaria e è da poco fresco patentato, quindi avrà sicuramente delle valenze in più. Ringrazio sempre gli storici Ginetto Piovan e tanti altri, ma mi sento soprattutto di ringraziare gente che è stata avvisata oggi all'ultimo, un po' tutti diciamo, che sono stati comunque presenti, perché noi abbiamo avuto delle difficoltà per creare questa manifestazione, abbiamo dovuto fare tutto in 3 giorni, sabato sera con Carmine Napolitano dicevamo non ce la faremo mai, invece l'abbiamo fatta e questo è merito soprattutto... questo è merito vostro, perché questo mi riempie veramente di piacere, perché chiamarvi all'ultimo e vedervi quasi tutti presenti veramente è notevole. Non voglio dimenticare l'amico Simone Notarzanti, l'amico Matteo Viglianti, l'amico Raffaele Marcelli, insomma un po' tutti, non vi sentite esclusi se non vi vedo, insomma grazie veramente a tutti, ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a voi. Appuntamento al prossimo anno per la 7ª edizione del Mondo Futsal Day. Grazie e buonasera a tutti.